Adesso do la parola a Andrea Raggio, sapendo che chiaramente le idee poi si confrontano, ma la sua presenza qui ha uno scopo molto importante, che è quello di vedere all'interno della comunità europea quali spazi ci sono e quale strada è possibile intraprendere concretamente per arrivare a un concetto di sovranità che sicuramente nel periodo moderno ha avuto ed ha delle significanze molto diverse da quelle che erano nel passato. E, scusa Andrea Pugusa, accomodati. La parola a Andrea Raggio. Ma quanto a questo problema che adesso poneva il nostro amico dell'indipendenza, io non sono uno che demonizza le proposte, quindi per me andrebbe anche bene, voglio dire, insomma, proprio andrebbe bene. Il problema è stare con i piedi per terra. Ritenete che oggi il popolo sardo, i cittadini sardi siano pronti a fare questa scelta? No, io penso di no. Tant'è non mi sembra, per esempio, se sto ai dati elettorali, che partiti, le personalità che evocano l'indipendentismo abbiano avuto mai l'indipendenza secolare. E allora, siccome noi facciamo politica perché vogliamo essere europei, e se questa idea che può essere anche bella, suggestiva, ma non sta al cielo e terra, dobbiamo lasciarla, però poi si vedrà, la storia vedrà, si vedrà le cose. Dobbiamo fare politica, cioè non possiamo fare solo testimonianza, perché questa è una cosa dignitosa, una cosa apprezzabile, allora facciamo un'altra cosa, dobbiamo dire, facciamo un'altra cosa. No, facciamo. Jacques Delors, che di Europa se ne intendeva, raccomandava, ho avuto la fortuna di stare in Parlamento 10 anni quando c'erano Delors e Altiero Spinelli, diceva, attenzione, l'Europa è ideale, però è anche quotidianità. L'Europa incide ogni giorno sulla vita di ciascuno di noi. Non c'è problema che ci riguardi, il lavoro, il costo della vita, la salute, l'ambiente, che non chiama in causa l'Europa e la sua politica. Ci può piacere o non piacere, ma questa è la realtà. Allora non basta agitare un ideale, non basta fare retorica, bisogna fare politica europea. Altiero Spinelli, anche lui si intendeva di Europa, e non si può dire che fosse uno che non avesse dei grandi ideali, perché a 28enne, nel buio del fascismo, lanciò il grande manifesto europeo. Ma quando era in Parlamento europeo e faceva il deputato europeo, seguiva minuziosamente questioni e difendeva l'interesse dei cittadini nei confronti della tendenza sempre presente in Europa a centralizzare le cose. Allora, a che cosa dobbiamo fare perché lo statuto sardo tenga conto di questa realtà che è sorta tanti decenni fa, 50 anni fa, ma nel frattempo è molto cresciuta, si è evoluta, cosa deve fare? Molte volte io sento dire dobbiamo entrare in Europa, anche qua stiamo, l'Europa è qui già da noi, molte volte non ce ne accorgiamo, perché molte delle cose che ci riguardano sono un riflesso di decisioni assunte in Europa. Allora noi abbiamo una strada molto precisa, se vogliamo essere fedeli nel compito che
siamo assunti a tutelare gli interessi dei cittadini sardi, e la strada è di partecipare alle scelte comunitarie. Questo è il punto. Lo statuto deve offrirci le possibilità e gli strumenti per partecipare a queste scelte. Naturalmente non bastano queste, ci vogliono anche la volontà politica, la cultura necessaria per partecipare, perché non basta avere un posto in un comitato, in una sede, se poi non ho le idee da far valere. Non dico battendo i pugni sul tavolo, questo immaginate, non si scompongono per niente gli altri europei, ma avendo le idee forti, quelle che contano sono le idee. Vabbè. Partecipare. Allora, per partecipare noi abbiamo diverse possibilità. Innanzitutto dobbiamo considerare che in un primo tempo della vicenda europea il diritto comunitario ci ha portato a una ricentralizzazione della politica autonomistica. Perché, per esempio, certe competenze che noi avevamo sono state trasferite a livello superiore comunitario, anche una parte di sovranità nostra è stata trasferita a livello comunitario. E allora, se noi vogliamo recuperare queste competenze, questa sovranità che abbiamo trasferito a quel livello, dobbiamo star dentro le decisioni della Comunità Europea e star dentro i meccanismi decisionali. Questo dobbiamo fare, questo è fondamentale. In secondo luogo, noi dobbiamo tener conto che per tutelare le prerogative nostre, autonomistiche, non basta più la tutela giuridica. Anche qua non facciamoci molte illusioni sulla tutela giuridica, perché sono io che ho vissuto tutti questi anni dell'autonomia statale. Mi ricordo benissimo gli anni in cui la Corte Costituzionale era centralizzata dallo Stato, non è che sono dimenticato, insomma. Allora, certo, la tutela giuridica è fondamentale, però oggi le decisioni verranno assunte in gran parte in base a contrattazioni politiche. Il Comitato Stato-Regioni, che funziona in Italia, assume decisioni, concorre a prendere decisioni. Il Comitato delle Regioni a livello europeo ha solo poteri consultivi, ma non è detto che non incida o possa incidere sulle decisioni. Allora, come voi vedete, la contrattazione politica, la tutela politica è, assieme a quella giuridica, è un aspetto importante che dobbiamo considerare. La terza questione riguarda la moralizzazione. Intanto dobbiamo spendere bene le possibilità dell'Unione Europea, e non sono solo i soldi, sono anche le politiche, i programmi. E dobbiamo fare in modo che non pesi, come talvolta pesa, su queste gestioni, diciamo, gli atteggiamenti di legalità. E poi soprattutto c'è un problema, guardate, di funzionalità dell'apparato amministrativo burocratico. Perché, per esempio, poi ritornerò rapidamente su questo, perché, per esempio, oggi, dopo il trattato di Lisbona, quello dell'altro giorno, che ha anche predisposto un protocollo sulla cooperazione amministrativa, oggi è possibile, dovrà essere, sarà possibile, voglio dire, avere rapporti tra la burocrazia, tra funzionari, tra dipendenti della pubblica amministrazione, oltre che avere finanziamenti per i corsi di formazione. Ma la cooperazione amministrativa è possibile se la nostra burocrazia muta orientamento. Oggi la burocrazia nostra è al servizio della procedura, la procedura, e non è al servizio degli obiettivi come invece deve essere. Ma la cosa è più
oggi abbiamo una sorta di amministrazione parallela che si sta costruendo, è costosissima, quella che io chiamo la clientelismo d'altro bordo, un'amministrazione costosissima che è al servizio del padrone politico. Queste due cose non vanno bene se vogliamo avere rapporti corretti con l'Europa. Allora, ritornando al tema della partecipazione, io credo che dobbiamo dire con grande chiarezza che c'è innanzitutto un problema di orientamento, di cultura. Guardate, la regione Sarda, come altre regioni meridionali, è una regione, ma generale, non soltanto l'istituzione, la quale fa molta retorica, molti slogan, l'Europa dei popoli, delle regioni, qua, giù, su, giù, e poi è attenta ai soldi. Grandi chiacchiere e soldi. Nell'attenzione della regione non c'è quasi mai altro. L'Europa è una cosa più complessa. Ci sono anche i finanziamenti. Bisogna utilizzarli bene, utilizzarli pienamente, se non li porto via, e così via. Non è vero. Però questo non basta. Bisogna riflettere sul fatto che la cosiddetta politica di coesione è un insieme di politiche, è una questione strutturale, cioè finanziamenti strutturali per i programmi che abbiano finalità strutturali, rete transeuropea di trasporti, di energia e telecomunicazione, funzionamento della Banca Europea degli investimenti, funzionamento di altri strumenti finanziari, questione ambientale, cioè la politica europea è una cosa complessa. Se tutta la diciamo ai finanziamenti e poi i finanziamenti ci vengono a mancare perché abbiamo raggiunto certi obiettivi di reddito, allora che facciamo? Io vi faccio un esempio. Se noi avessimo sviluppato tempestivamente un'azione politica rivolta a collegarci, a collegare la Sardegna alle reti transeuropee di trasporto, avrebbe fatto qualche cosa a beneficio della Sardegna e valeva molto, molto, molto di più. Quando ero consigliere deputato europeo, assieme ad altri colleghi, siamo riusciti a inserire la Sardegna, il Sardegna Corsica, nel sarebbe un'altra cosa. Se fosse il metadonotto avremmo del tubo per una pedona grande gamma. Metadonotto. Benissimo. Oh. Allora, era un progetto di massima. E si era anche ipotizzato il finanziamento dell'Italia e della Francia e così via. Poi però quando si è andati a chiedere il parere della regione, la regione ha detto allora non sono d'accordo a fare questo collegamento perché noi vogliamo il carbone sulcis, perché noi pensiamo che questa cosa qua del metano sia in difficoltà l'uso del carbone sulcis, ignorato che il carbone sulcis serviva per energia elettrica e il metano per energia termica, sono cose diverse, e così va debocciato. Quindi per dire che nell'Unione Europea ci sono diverse possibilità, non tutte positive, ci sono anche quelle negative, e noi dobbiamo essere presenti per seguire l'una e l'altra. E infine l'altra cosa che voglio dire, anche qua sulla questione della autonomia dell'identità, cerchiamo di dire delle cose molto chiare. Se noi scegliamo la via alla Bossi per capirci di fare della Repubblica Italiana la Repubblica delle Repubblichette, questo ci porta dritti dritti ad essere frantumati come vasi di coccio, come vasi di ferro. Mentre in un ordinamento
che è fondato non sulla separazione, ma sulla partecipazione, sull'essere assieme agli altri, su fare il sistema unendo tutte le forze e così via, noi possiamo avere più forza e se abbiamo idee soprattutto sulla scala europea e internazionale. L'autonomia dunque non va intesa come una fortezza, come qualche cosa che ci mette al riparo dal guai del mondo moderno, dall'assalto del mondo moderno, va intesa come una possibilità di gettare ponti verso gli altri, verso il mondo. E l'identità non va intesa come rifugio. Siccome abbiamo difficoltà, il mondo è cambiato, non riusciamo a far fronte a tutto ciò che nel mondo si muove e che ci mette difficoltà, allora ci rifugiamo nel nostro. No, l'identità vive se vive nel nostro tempo. Se invece vive, o vive soltanto, di questo, nel passato, e del passato non è identità, è folklore, una cosa diversa, certo, non disprezzata, per carità, ma diversa, è folklore, Noi dobbiamo invece far sì la nostra identità arricchendo l'identità nazionale ed europea, perché allora sì, a livello europeo, noi avremo maggiore considerazione perché, come siamo riusciti sino ad ora ad affermare, la realtà delle diverse regioni, come realtà economica, sociale, storica e anche istituzionale, è una ricchezza per l'Europa. E valorizzando questa realtà a livello europeo, valorizziamo e facciamo vivere anche la nostra identità. Grazie. Grazie all'onorevole Serra.